Pietro Peccenini, nuova stagione nelle corse dopo il tuo esordio nel 2010, dopo due anni nella Formula Renault Alps, in cui hai sfidato i rookie che puntano alla Formula 1, andrai a sfidare i giovanotti del VDV francese nel Challenge Monoplus. Stai preparando questa stagione? Allora, questa è la prima giornata, siamo a Misano, il tempo è meraviglioso, siamo stati fortunatissimi. E, mh, niente, abbiamo iniziato oggi, adesso abbiamo fatto, ieri abbiamo iniziato, in realtà stamattina abbiamo appena iniziato, abbiamo fatto il primo stint con le gomme di ieri e stiamo andando subito bene, per cui i propositi annunciati l'altro giorno per adesso funzionano, ecco. poi vedremo. Senti, il lavoro nel team TS Corse come procede? Ma loro sono, sono fantastici, io non ho mai parole abbastanza per dire quanto sono bravi e motivati e, e credo che avranno molto successo. E invece cosa prevedi per il campionato che è comunque nuovo per te? Ma guarda, è un'incognita perché finché non sapremo gli iscritti non, non sapremo il livello. L'anno scorso c'erano molti piloti competitivi nelle prime cinque posizioni, poi sai, il VDV è un campionato molto accogliente, per cui anche, ci sono anche i gentlemen che magari si vengono a divertirsi, vedremo. Spero che sia il livello alto. Ecco. Tu speri anche di lottare per delle posizioni, insomma nella top 5, nella top 10, insomma trovare un po' di corpo a corpo. Esatto, questo è lo scopo perché in questi anni abbiamo fatto gli studenti, e lo scopo era, era imparare a guidare fondamentalmente. Adesso che diciamo che le basi ci sono, penso che la parte fisica sia un po' lacunosa, per cui andiamo a combattere. Come comunque ti sei tenuto in allenamento, come ti sei preparato per arrivare qui ai primi test stagionali pronto? Allora, inseguendo i miei figli quello è l'allenamento migliore perché corri dal mattino alla sera e poi, e poi palestra compatibilmente con gli impegni professionali e almeno tre volte a settimana io cerco di andare anche perché sai a una certa età eh, il decadimento è veloce se ti, se ti arrendi per cui... Sì ma non esagerare, non è che sei proprio matusa, sei un matusa, sai comunque è un, un uomo maturo ma Prontissimo ancora, e eh, tra l'altro, anche forse fatto un po' di allenamento anche con i kart, qualcosa del genere. Allora, abbiamo fatto quattro sessioni di test a Ottobiano con la BRM, che ringrazio, è un team fantastico, certo, dei kart spaventosi. E devo dire che l'esercizio sul kart è fondamentale perché le risposte del, del mezzo sono talmente brutali che ti, ti obbligano a rimanere molto sveglio Quindi, insomma, siamo pronti per quest'anno. Io penso di sì, adesso abbiamo ancora oggi, poi avremo il test ufficiale a Barcellona eh, nella settimana della gara, quindi stiamo parlando di fine marzo. E di, diciamo che abbiamo tutte le carte in regola per far bene. Poi, sai... Hai anche un appuntamento italiano, però, di questo challenge monoplus? Sì, c'è il Mugello che è la seconda gara dove spero di avere qualche ospite. che Normalmente ciò succedeva a Monza, ma quest'anno Monza non è previsto. E... E quindi attendo il mugello con ansia anche perché lì avrò un'arma in più rispetto ai miei avversari, conoscendola abbastanza bene. Ciao ragazzi.